no, allora ci vuole meglio. Allora, mi chiamo Ignazio Scimone, sono un insegnante di laboratorio di informatica distaccato in parte presso l'UST di Varese, per cui curo il supporto alle scuole per quanto riguarda la creazione e gestione dei siti web scolastici, per cui noi forniamo proprio un servizio di realizzazione di modello del sito su uno spazio nostro, in realtà mio personale, però metto a disposizione dell'amministrazione. Gli creo il modello di sito con WordPress, col template Passivo 2013 fino a ieri, da domani Passivo 2015, e aiuto le scuole, facciamo anche dei corsi di formazione per webmaster e per redattori, e dopodiché supportiamo le scuole fino alla migrazione e poi sulla gestione, diciamo, ordinaria del sito nel momento in cui hanno dei problemi. Io personalmente ho scritto il primo plugin, che è stato quello dell'Albo Pretorio, che è andato avanti fino a praticamente l'anno scorso, ci sono state le ultime modifiche sostanziali, adesso funziona abbastanza bene, non ci sono state segnalate altre problemi, altre disfunzioni, e da quest'anno praticamente siamo partiti con la realizzazione della gestione delle circolari presa visione, che è un plugin sdoppiato. Il primo plugin è quello della gestione circolari autonoma, e se praticamente gestisce le circolari con i destinatari organizzati all'interno del plugin stesso, per cui praticamente è stata inserita un elemento in più all'interno della gestione degli utenti, che permette di assegnare ogni singolo utente ad un gruppo di destinatari, che possono essere docenti, personale ADA e qualsivoglia, si possono creare liberamente. Il secondo plugin, che ha le stesse identiche funzionalità e la stessa identica impostazione sia nella parte pubblica che nella parte amministrativa, si appoggia ad un plugin esterno per la gestione dei gruppi, che è appunto il plugin Groups. È un plugin abbastanza performante, che serve anche per gestire i contenuti riservati, per cui aree riservate, ma all'interno dello stesso articolo, della stessa pagina, creare delle sezioni che possono essere viste soltanto da un determinato gruppo di utenti che appartiene appunto ad un gruppo codificato, per cui aumenta leggermente le performance, non soltanto per quanto riguarda il plugin di gestione circolari, ma può essere utilizzato anche liberamente per gli altri contenuti del sito. Poi abbiamo l'Albo Pretorio, che ormai è un plugin abbastanza collaudato. L'ultimo, proprio l'ultimissimo nato, è la gestione delle prenotazioni, che avevo scritto per la mia scuola in prima istanza, poi praticamente l'avevo pubblicato, che permette di gestire gli spazi scolastici, per cui laboratori, sale conferenze, aula magna, sala video, o volendo si possono codificare anche le singole attrezzature che possono essere prenotate, logicamente da utenti riservati, per cui soprattutto da parte di docenti. Praticamente si ha la possibilità di gestire la prenotazione sia nella parte amministrativa che anche nella parte pubblica, e vediamo velocemente praticamente cosa succede nel momento in cui questo è il plugin visto nella parte amministrativa, per cui abbiamo la codifica degli spazi che vengono realizzati praticamente come se fossero un articolo all'interno del nostro sito, per cui con la stessa identica interfaccia. Questo permette anche di non imparare nulla di nuovo, sia questo che il plugin delle circolari utilizzano la stessa interfaccia standard di WordPress per
la creazione dei contenuti, l'immagine in evidenza è la foto che poi verrà utilizzata per visualizzare nell'elenco lo spazio, e una descrizione dello spazio stesso. Nel momento in cui andiamo nella gestione della prenotazione, abbiamo la possibilità di impostare una serie di parametri che mi permettono di definire quando lo spazio è disponibile, per cui se un laboratorio andrò a codificare all'interno dello spazio stesso le ore in cui lo spazio è libero, per cui non è occupato da attività didattica curricolare, o per un'aula magna ad esempio quando non è riservato per attività istituzionali in maniera fissa, e praticamente l'utente, navigando all'interno di questa interfaccia qui, può andare a registrarsi la propria prenotazione dello spazio, in modo che praticamente lo spazio poi venga riservato e non sia più visibile al resto degli utenti che cercano lo spazio. Questo plugin ancora non è molto utilizzato e praticamente non è del tutto terminato lo sviluppo, ci sono delle utility che sicuramente prima o poi andranno sviluppate, che saranno praticamente sicuramente la parte delle statistiche di occupazione del singolo spazio e altre utilità che a mano praticamente il plugin verrà utilizzato, verranno richieste dagli utenti che tutto lo utilizzeranno. Per cui praticamente chi lo vuole testare nella parte pubblica del sito, se un utente non è registrato, praticamente si vede soltanto l'elenco degli spazi con l'immagine che era in evidenza, che abbiamo visto prima, e praticamente cliccando sul singolo spazio si vede praticamente la descrizione come è stata inserita nella parte amministrativa. Invece nel momento in cui l'utente è registrato, si logga al sito, praticamente vede questa finestra qui, che è la finestra di prenotazione, per cui senza dover andare sulla bacheca a inserire praticamente tutti i parametri per la prenotazione, questa è la parte della finestra relativa che dà la possibilità di registrare una prenotazione. Queste sono le statistiche di utilizzo dello spazio, per cui le ultime prenotazioni passate, quelle del futuro, quelle di oggi e le prossime 5 a divenire, le proprie praticamente registrazioni. E nel catalogo spazi si ha praticamente quello che abbiamo visto prima, la lista, l'elenco degli spazi messi a disposizione. Io vorrei essere il più sintetico possibile e lasciare lo spazio a Marco. L'ultima cosa che vorrei evidenziare è praticamente gli sviluppi futuri e i prossimi plugin che si pensa di realizzare. In questi giorni ho avuto l'esigenza per una scuola, nella creazione del nuovo sito, di inserire l'organigramma. Ecco, praticamente uno dei, probabilmente, dei prossimi plugin nel breve tempo, un mese, due mesi, sarà quello appunto di implementare un sistema grafico per la creazione degli organigrammi, di gestione di grafi del tipo strutturale, praticamente da inserire all'interno dei nostri siti, e poi bisogna prima o poi, ma nel prossimo futuro lo faremo, iniziare a ragionare con il discorso della dematerializzazione, per cui la realizzazione di modulistica online in modo che gli utenti registrati possano inserire delle richieste, interagire con l'amministrazione attraverso il portale, e da lì partire con il processo di digitalizzazione appunto del processo amministrativo, una forma di dematerializzazione almeno all'inizio soltanto per una piccola parte del processo interno di gestione documentale interna, dopodiché praticamente bisogna vedere a che punto si arriva e quali livelli si raggiungono, ipotizzare un'automazione completa di tutto il processo amministrativo attraverso il sito. Io passo la mano a Marco, che ha molto da illustrarci. Grazie.